Ci siamo. Bene, buonasera, benvenuti a tutti. Anche questa volta avete risposto in maniera numerosa e di questo vi ringrazio. Argomento molto particolare quest'oggi, con il quale iniziamo, in realtà iniziamo un po' dalla fine, l'argomento più generale dell'intelligibilità del parlato. Ecco un attimo. Iniziamo con questo webinar, un argomento un po' più vasto dell'intelligibilità del parlato, in relazione al disegno dei sistemi di rinforzo sonoro. Il presente webinar non è diretto in maniera esclusiva ai tecnici acustici, in quanto ho voluto dedicarlo in un linguaggio semplice, nella forma più semplice possibile, ai colleghi e professionisti che si occupano di sound reinforcement nel settore live delle installazioni temporanee o fisse, in locali, nei concerti, eccetera. Quindi spiegherò in quest'ottica, su questo solco, l'argomento STI. Ovviamente anche i tecnici acustici avranno magari piacere e interesse a seguire il webinar e, se presenti, li invito a interagire nella chat, a rispondere ai colleghi che faranno domande a mio nome e a porre essi stessi domande se del caso. Alcune delle fonti dalle quali traggo le informazioni che vi illustro stasera, vi sottolineo. In particolare, per chi non fosse già iscritto, l'iscrizione ad AES in AES potete consultare la libreria molto fornita di documenti tecnici e ricerche che in questo campo sono molto vaste. Insomma, c'è un'enorme quantità di ricerche sull'argomento STI. Ringrazio il professor Angelo Farina che mi autorizza all'utilizzo di suo materiale didattico. Vi sottolineo il sito Embedded Acoustics, dove potete trovare tanti interessanti documenti tecnici al riguardo, papers, video, tutorial, eccetera. Ringrazio Sin Outcon e vi sottolineo alcuni dei tanti documenti veramente che ci stanno sull'argomento STI, quali quello di NTI, produttore tra l'altro di strumentazione acustica, Audio Precision, il documento storico sul Rusty, ma lo trovate anche aggiornato in altre forme, di Bruwell and Kier, il documento di Embedded Acoustic, che è molto sintetico, ben fatto. L'argomento STI, Speech Transmission Index, è un argomento complesso, dicevo, che è incluso in un panorama molto più ampio che quello dell'intellegibilità, no? È molto vasto l'argomento intellegibilità. Oggi lo introdurremo nella sua forma generale, richiamando quelli che sono i parametri fondamentali. L'intellegibilità è importante per comunicare, è importante per informare, è importante nei sistemi di allarme e quindi in caso di emergenza, per annunci di emergenza, è importante nell'educazione, è importante anche nell'industria, io intanto controllo quasi nella chat se c'è qualcuno. No, is in Italian, but in the slide you can find English notes. So if problem you can see this note in the slide. Quindi stavo dicendo appunto per gli amici che mi stanno chiedendo, il webinar è in italiano, ma trovate nelle slide dei testi sintetici di quello che dico. Sarà pubblicato nel mio canale YouTube, dove ovviamente vi potrete avvalere della traduzione simultanea se del caso. Dicevo, l'intellegibilità è importante per comunicare, è importante anche nella scuola, nell'industria dell'intrattenimento.
Nei precedenti webinar vi ho già spiegato quanto la realtà che ci circonda, nella quale siamo chiamati ad installare i nostri sistemi sonori, inevitabilmente filtra l'esperienza sonora, filtra il segnale in essa immesso. Il nostro ascolto non è un ascolto anecoico. Modern electroacoustics began in 1915. È un ascolto invece modulato da quello filtrato da quello che è l'ambiente. Ogni volta che cambia l'ambiente, cambia l'opera di filtraggio sul segnale immesso nel sistema. Modern electroacoustics began in 1915. La spazialità, il volume, le dimensioni di una sala, le sue caratteristiche acustiche incidono fortemente sul suono, sul fenomeno sonoro che le energizza, ok? Inevitabilmente anche l'intelligibilità del parlato soffrirà o godrà di quest'opera di filtraggio a seconda dei casi che l'ambiente, la stanza fa sul suono. Così come anche segnali non strettamente connessi, ecco, vedete, non strettamente connessi a quello che è il sistema sonoro o l'ambiente stesso, come il rumore di fondo, i rumori estranei alle due grandezze, insomma, disturbano notevolmente. Ciao Raffaele, mi sentite, vero? Disturbano notevolmente l'esperienza della comunicazione, l'esperienza del parlato. Vedete qui stesso, ad esempio, il parlato, il brusio di sottofondo maschera l'intelligibilità di quello che sto dicendo. Generalmente, e questo guardate, lo dico veramente per grandi linee, generalmente è più complesso disegnare un sistema per intelligibilità del parlato che disegnare un sistema per programma musicale. Perché dico questo? Non voglio dire che disegnare un sistema per un qualsiasi programma musicale è un fatto semplice, banale, no, tutt'altro. Voglio dire che disegnare un sistema per intelligibilità del parlato richiede il raggiungimento di obiettivi che sono obiettivi e non soggettivi, ok? Richiede degli obiettivi che corrispondano a dei parametri di riferimento, a loro volta inclusi in degli standard. Quindi disegnare un sistema per intelligibilità del parlato richiede l'ottemperanza a determinati standard, a seconda della tipologia di installazione che sto eseguendo. Disegnare un sistema musicale, invece, vede la partecipazione di un maggior numero di variabili molto soggettive legate all'interpretazione dell'artista, della produzione, del fonico di turno. È vero anche che disegnando un buon sistema intelligibile per il parlato, sistema all'interno dell'ambiente in cui ci troviamo, ovviamente, questo è un buon punto di partenza, un good start point per disegnare un sistema anche per il programma musicale, quindi estendere quel sistema nato per il parlato anche per un programma musicale, aumentando la larghezza di banda, incrementando il numero dei canali, aggiungendo canali di effetti, eccetera. È facile quindi il passaggio da un sistema per parlato a un sistema musicale, non sempre purtroppo è vero il contrario. Tutti questi studi intorno all'intelligibilità del parlato hanno un'origine anglosassone. Le radici maggiori stanno negli Stati Uniti, sono in America. Questo perché l'inglese fondamentalmente è una lingua abbastanza oscura, tra virgolette, no? Non è come l'italiano che ogni sillaba, ogni fonema, ogni parola, per la maggior parte dei casi, si scrive in un determinato modo, si legge in un modo specifico, significa una specifica cosa. No, nella lingua anglosassone, invece, l'articolazione dei fonemi, la scrittura dei fonemi, la pronuncia dei fonemi, il significato dei fonemi acquisisce
un significato che cambia è cambiante di volta in volta a seconda di come lo scrivi, di come lo pronunci, di quello che vuoi significare. Quindi questa parte dell'acustica dedicata all'intelligibilità del parlato nasce e si sviluppa prevalentemente in America prima di tutto e nell'Europa del Nord in seconda istanza. Gli esperimenti e le misure dell'intelligibilità del parlato vengono da lontano, da tempo, dagli anni 70, 60, fine 60, anni 70. Ecco, ci sono test di tipo statistico in cui gruppi di persone vengono prese e utilizzate come cavie, no? Di ascolto di parti di testo, di parole, di frasi, di dettati, insomma. Ecco, questo tipo di test, possiamo dire soggettivi, vedevano comunque la persona con tutte le variabili soggettive del caso al centro, no? di tutto il metodo. Dobbiamo aspettare la fine degli anni 70, nel 1979, affinché venga realizzato il primo misuratore portatile di STI, di intelligibilità del parlato. All'epoca allora questo parametro si chiamava RASTI, no? Adesso è caduto in disuso, non si usa più, resiste ancora nelle interfacce grafiche di alcuni software, ma è stato soppiantato del tutto dallo STI recente. E vedete lì nella foto, dove sta qua il puntatore? Vedete qui in questa foto uno strumento appunto di misura dell'epoca, completamente portatile. Anche la quantificazione dell'intellegibilità ha avuto una storia altalenante che ha visto il succedersi di numerosi parametri dedicati, no, ad essa. Il primo parametro è stato quello dell'articulation index, è subentrato poi in un panorama anche più vasto dell'acustica per disegno dei sistemi sonori, il parametro del percento Alcons, che si basa proprio sulla modulazione delle consonanti, sulla perdita di modulazione delle consonanti, articolazione delle consonanti. Successivamente poi sono arrivate le varie forme di STI, unitamente anche a parametri quali il C50, C50. Devo dire che oggi il percento Alcons ancora resiste come parametro ed è un parametro molto che è protagonista anche dei workshop parte 2 che realizzo, perché mette insieme quella che è l'informazione relativa al sistema sonoro, l'informazione relativa alla spazialità, alla fisicità e all'acustica della sala e il soggetto ricettore del fenomeno sonoro. Quindi modulando le variabili che sono a corredo del parametro Alcons, ecco, riusciamo a orientare le nostre scelte di disegno per sistemi di rinforzo sonoro. Oggigiorno lo STI invece è entrato, gioco forza, nei maggiori standard internazionali e nazionali come parametro quasi esclusivo dell'intellegibilità del parlato, parametro tecnico, insieme ad altri parametri quali appunto il C50 e il tempo di riverbero. Tutto chiaro fino adesso? Se riuscite, rispondetemi su YouTube. Tutti sentitevi liberi di rispondere ai colleghi che fanno domande, perché non posso visualizzare la chat. Bene, di intelligibilità e disegno dei sistemi di rinforzo sonoro, dunque. Disegnare un sistema di rinforzo sonoro per intelligibilità del parlato deve garantire un'adeguata larghezza di banda. Le consonanti, tutto il gioco di articolazione che c'è tra consonanti e vocali dei vari fonemi, si gioca tutto nella porzione media dello spettro, con le consonanti che si estendono anche verso la porzione più alta dello spettro stesso. L'energia delle consonanti, ad esempio,
distribuita in questa porzione più o meno ampia dello spettro, parliamo di grosso modo 7-8 ottave, e infatti sono quelle ottave poi che vengono riprese dalle norme internazionali, dagli standard tecnici. Dicevo, sebbene le consonanti addensino il loro contributo energetico in seno a questa porzione dello spettro, è intorno ai 2 kHz che si colloca proprio il picco energetico delle consonanti. Vabbè, questa è una nota di colore più o meno vera a seconda dei casi. Quindi col nostro sistema di rinforzo sonoro dobbiamo garantire un'adeguata larghezza di banda. Quantomeno dobbiamo coprire questo range, questa porzione. È chiaro che se poi il nostro obiettivo è quello di estendere il sistema anche ad un programma musicale, dobbiamo essere pronti a lavorare su una larghezza di banda maggiore già in partenza. Dobbiamo garantire un ottimo livello tra segnale campo diretto e campo riverberante. Lei early reflection e direct sound e late reflection. Qui non mi piace questa, in realtà, questa suddivisione, perché preferisco parlare in maniera più generale di early energy, comprensiva del suono diretto, comprensiva di tutta quella prima porzione di decadimento che viene integrata dal nostro cervello. Andatevi a vedere i precedenti webinar sull'argomento. Mentre considero detrimente per l'intelligibilità del parlato, per l'esperienza musicale in genere, per l'esperienza di ascolto ancora più in generale, tutta quella late energy che arriva oltre una certa soglia dell'integrazione da parte del nostro cervello, la percepiamo come qualcosa proprio distaccato rispetto al suono diretto, mentre il suono, la early energy dà sostegno al suono diretto se opportunamente calibrata, la rinforza, ne aumenta l'intelligibilità, per esempio, aiuta nei processi di localizzazione dell'immagine sonora, tutto l'opposto di quello che fa la late energy. Sono due grandezze che alla fine noi quantifichiamo con i nostri fonometri: livello di campo diretto, livello di campo riverberante, livello di rumore di fondo. Queste sono le tre grandezze, insieme alla direttività della sorgente, del ricettore e ad altri parametri di quest'ultimi, comprensivi di quelli della stanza, che andiamo a manipolare, a miscelare nelle nostre scelte di disegno. Dobbiamo garantire dunque un adeguato rapporto tra campo diretto e early energy e late energy. Le nostre scelte di disegno devono fare in modo che tutta l'audience sia per la maggior parte entro il dominio del campo diretto, ok? Evitando più possibile, o meno entro la misura che ci può servire, il contributo di campo riverberante, di late energy. Nemico in questo processo è il rumore di fondo. Una sorgente completamente scorrelata rispetto a quella che è il suono diretto, altamente nociva non solo per l'intellegibilità del parlato, ma per l'efficacia stessa del rinforzo sonoro che vado a realizzare. Devo garantire quindi un adeguato signal to noise ratio. Per fare questo, oltre raggiunto l'optimum per il disegno del sistema, quello che posso fare a un certo punto, se c'è rumore di fondo, è o alzare il livello del suono diretto. Questa opzione non è sempre possibile, perché i nostri sistemi devono il più delle volte operare a dei livelli o imposti dal sistema stesso per un buon funzionamento, o imposti da delle norme, o imposti da produzioni artistiche. Quindi, stabilito quello che è il livello operativo ottimale del sistema, non posso alzare il sistema per compensare ulteriormente il rumore di fondo. Verrebbero meno tutte queste condizioni, oltre che innescare processi di distorsione magari del sistema. L'altra opzione che mi rimane, se del caso, è quella di silenziare il contributo del rumore di fondo.
spegnendo le macchine che producono rumore, ma c'è poi il rumore antropico, no? Della gente, voglio dire, non è un fatto semplice. Se in ambienti particolarmente critici, questo obiettivo non è sempre raggiungibile facilmente. Molto spesso diventano raggiungibili anche in ambienti comuni quando non abbiamo gli strumenti adeguati per misurare e i sistemi sonori adeguati da installare. In questo vengono in soccorso e in aiuto le misure, appunto, che noi facciamo, nello specifico quelle di intellegibilità del parlato, che mi dicono se l'unico sistema che posso installare lì dentro risponderà ai requisiti di minimo signal to noise ratio da garantire, che possiamo dire per letteratura consolidata attestarsi intorno ai 25 dB. Ok? Mio consiglio personale, se per una installazione, thanks Phil, se per una installazione non riuscite a garantire questo minimo traguardo, il mio consiglio spassionato è quello di rinunciare al lavoro. Lasciate il lavoro al vostro peggiore nemico, si brucerà e avrete liberato, voi non farete figuracce e vi sarete liberati del vostro acerrimo nemico. Ok, Speech Transmission Index. Il parametro è stato, il metodo che ne consegue è stato inventato dal dottor Herman, il cognome non ve lo leggo perché non riesco a leggerlo, ed è un parametro ormai, dicevamo, standardizzato in numerosi documenti tecnici, in numerose norme nazionali e internazionali. Lo ritroviamo in seno a normative tecniche antincendio, lo ritroviamo in studi e commissioni che continuamente si adoperano per innovarlo, per migliorarlo, eccetera. Ogni paese si organizza autonomamente, ma sostanzialmente quella che sta diventando la linea portante è la norma tecnica per tutti, voglio dire, è la norma tecnica IEC 60268-16 del 2020. E difatti questa è stata scritta molti anni fa, poi negli anni ha avuto una serie di revisioni, come tutte queste norme tecniche di questo tipo, voglio dire, man mano che il progresso migliora, le conoscenze migliorano, vengono revisionate. Ecco perché gli studi a cui facevo riferimento poc'anzi. Questa norma tecnica rappresenta quindi l'ossatura principale, cui fanno bene o male riferimento un po' tutte le altre, qualcuna è più autonoma, qualcuna no. A sua volta questa normativa al suo interno richiama altre normative che vengono comprese come consolidate, come la IEC 61260 del 1995, Electroacoustics Octave Band and Fractional Octave Band Filters Amendment del 2001 e ISO 18233 del 2006, Acoustics Application of New Measurement Method in Building and Room Acoustics. Capite perché sto parlando in italiano e non in inglese. A che cosa sono votate? A quali applicazioni sono votate le misure di sti? Queste sono, che vedete, slide tratte proprio dalla norma tecnica di riferimento che vi invito a leggere. A quali campi di applicazione sono votate le misure di STI? Per misure di public address system, sistemi di rinforzo sonoro in generale, misure di certificazione di sistemi di allarme vocale e di emergenza, misure di canali e sistemi di comunicazione come sistemi intercom wireless, misure di intellegibilità di parlato in sale e auditorium, misure di comunicazioni dirette di parlato senza amplificazione in sale e altri spazi acustici, incluso i veicoli. Dovete sapere che quello dell'intellegibilità negli autoveicoli ha rappresentato un filone di ricerca molto importante. In Italia noi siamo stati un punto di riferimento e lo siamo tuttora con le ricerche, ad esempio, del professor Farina e di tanti altri. Ed è stato un ambito molto, molto
all'attenzione delle grandi, dei grandi brand che hanno investito parecchio su questo aspetto. Valutazione di sistemi di ascolto assistito. Qual è la situazione in Italia? I tecnici acustici, gli installatori, potevano stare tranquilli fino a qualche, fino all'anno scorso sostanzialmente. Lo stile, che lo sapessero o meno, non gli fregava niente perché non era obbligatorio. Dal gennaio 2020 invece, e in particolare dal marzo 2020, lo STIR è diventato obbligatorio, quindi è un argomento su cui tanti di voi devono sbatterci la testa, insomma, ecco. Un decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare, l'11 gennaio 2017, ha stabilito l'adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi interni, per l'edilizia, per i prodotti tessili, quindi abbraccia più campi, ma per quello che ci compete a noi, insomma, per quello che ci riguarda, include gli aspetti legati all'acustica con la UNI 11367, che riguarda i requisiti acustici passivi minimi che gli edifici di nuova costruzione, gli edifici pubblici intendo, devono avere per essere isolati adeguatamente a norma dal disturbo di ambienti confinati o dall'ambiente esterno. In più, include definitivamente con la UNI 11532/2 del marzo 2020 lo STI quale parametro fondamentale da rispettare come minimo nella costruzione dei nuovi edifici insieme al C50 e al tempo di riverbero, che sono parametri che già c'erano in precedenza. Lo STI è un only one number value, ok? È un parametro definito da un numero, vedremo adesso come si ottiene, che mi dice se un ambiente sarà buono o eccellente, sarà buono o scarso ai fini dell'intelligibilità del parlato, con valori in questa scala cromatica che vanno dallo 0 all'1. Nel documento che vi allegherò, nella norma tecnica, trovate anche una serie di riferimenti di valori di STI a seconda delle applicazioni, degli ambienti, eccetera. Su che cosa si basa lo STI e le metodiche di misura dello STI? Si basa sul fatto che noi moduliamo la voce. Il nostro modo di articolare le consonanti, le vocali e i fonemi è una modulazione in bassa frequenza che subisce una modifica quando viene immessa la voce nell'ambiente, nella stanza in cui ci troviamo, dove fattori esterni quali il background noise, il brusio delle persone, dell'audience, eccetera, il rumore esterno che mi entra attraverso pareti, finestre, eccetera, i rumori di vario tipo come quelli di impianto di macchine di climatizzazione o macchine di movimento, eccetera, e caratteristiche acustiche della sala, quindi campo riverberante, echi circoscritti, insomma. Nell'ambiente reale, questa modulazione che noi facciamo in bassa frequenza viene ridotta in ampiezza dall'effetto di questi contributi. Quindi il principio alla base della misura dello STI, in che cosa consiste? Consiste nel misurare la voce, il segnale di test nell'ambiente di studio, e confrontare quel risultato registrato in uscita con il segnale immesso nel sistema. È un'operazione di transfer function che facciamo a tutti gli effetti, un confronto tra l'out del sistema e l'in del sistema. Va bene? E difatti il valore che ne viene fuori è chiamato modulation transfer function. Dato che dobbiamo coprire una vasta porzione dello spettro, e dato che lo spettro deve essere più simile possibile alla voce, il segnale di test che viene utilizzato è un peak noise. Peak noise però che viene opportunamente equalizzato e filtrato. Filtrato in 7 bande principali, che sono le 7 bande principali della quando poniamo i nostri strumenti in risoluzione, no, di un'ottava di banda, quindi 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000.
le sette frequenze principali, che si chiamano frequenze portanti, vengono poi successivamente modulate, ciascuna, da 14 frequenze modulanti. Sono frequenze di bassa frequenza proprio, 0.25, 0.5, 0.75, fino a 14 Hz massimo, ok? Ve lo faccio vedere perché è meglio far vedere che spiegare a parole. Tutto chiaro fino adesso? Io purtroppo non sto seguendo nemmeno su Facebook. Ho qui la prospettiva della chat di YouTube. Allora, nuova condivisione, condivido lo spettro, lo spettro, condivido lo schermo principale. Apriamo Audacity, che è uno degli strumenti di analisi che impareremo ad utilizzare. È uno dei migliori software che noi acustici dobbiamo imparare ad utilizzare, anche perché su questo, così come su Audacity, lavorano i software che vi spiegherò a breve. Bene, Dario. Audacity 1.2, va bene? Allora, diciamo ad Audacity di generare il nostro segnale che copre tutta la banda, va bene? Noise, pink noise, lo spettro deve essere di tipo pink noise, rosa, mono, 32 bit float, abbiamo generato il nostro rumore. Andiamocelo a sentire. Ok, lo conoscete tutti. Ora, genero una nuova traccia, 48 mono 32 bit. Genero una di quelle frequenze modulanti, quindi devo generare un singolo tono. Ad esempio, mettiamo la frequenza di un Hz. Sì, sta già. Gli diciamo di fare uno shift della sinusoide del 50% verso l'alto, perché la nostra modulazione, no? La nostra deve andare da 0, minimo valore, a 1, ok? Ecco qua. Bene, l'ha generata. Questa è la nostra sinusoide. Il computer sta andando lento, non vorrei che crashi. Nel caso cambierò setup con un altro computer. Va bene, vedete che va da un'ampiezza massima di 1 ad un'ampiezza minima di 0. Vabbè. Questa mo me la salvo nella clipboard, copy, e la uso come filtro per fare col segnale rosa di prima un mix paste di tipo modulate con la sinusoide, con la modulante precedente. Ah, non ho spostato il cursore, vedrai che adesso mi farà solo fino a là. Va bene, dai. Ecco, vedete che è successo? Mi ha modulato la portante precedente, il segnale precedente. Questo è il concetto. Questa roba simula la modulazione della voce. Infatti i segnali di test per le misure di stili di tipo full sono di questo tipo. Noi abbiamo modulato in realtà il pink noise full band. Quello che invece dobbiamo fare è un'altra cosa. Questa la lasciamo. Questo lo cancelliamo. Nuovo. Generiamo pink noise. Dobbiamo filtrarlo, ok? Quindi dobbiamo filtrare il pink noise full band nelle sette bande con questo software. Usiamo
l'applicazione Filter and Scientific Filters. Scegliamo ad esempio la banda portante dei 1000 Hz, quindi il limite inferiore di banda è 707, quindi 1000 diviso la radice quadrata di 2 che è 1.41, 7.07. La frequenza superiore della banda è 1000 per radice di 2, quindi 1000 per 1.41, quindi 1414. Filtriamo e questo è il nostro segnale filtrato. Ok? Adesso mi richiamo. Questo lo chiudiamo. Genero un'altra traccia. Genero un tono. Una frequenza modulante. Me lo salvo nella clipboard. Richiamo il rosa filtrato. Faccio un mix paste modulate e ottengo l'intera mia frequenza portante, una di quelle sette che abbiamo visto in risoluzione di un'ottava, no? Modulata con la frequenza che ho scelto. Mo questo segnale lo mando fuori dal sistema di misura predisposto dalla norma, che dopo vedremo, e lo registro. Devo fare questo per tutte e sette le bande e ciascuna banda per tutte e 14 le frequenze di modulazione. È chiaro questo fatto? Quello che ottengo quindi è una matrice di misura data da 7 per 14, 7 frequenze portanti per 14 frequenze modulanti, quindi una matrice di 98 misure. Beh, un bel lavoraccio, soprattutto considerate che all'epoca non c'erano i processori e i computer di oggi, quindi le misure erano abbastanza elaborate, ok? Per questo motivo, per che ne so, i public address, per i PA, eccetera, per i sistemi di comunicazione, invece del full STI, si chiama quel metodo che include 98 misure, invece di quello è stato ideato e pensato. È stato ideato e pensato una forma ridotta del full STI, lo STIPA, che prevede due frequenze di modulazione per banda, quindi ottiene in tutto 14 misure, e lo STITEL. Oggigiorno si usa ancora lo STIPA, però essendo una misura che è la versione limitata di quell'altra, della full STIPA, essendo che considera soltanto due bande di frequenza, mentre non considera tutte le altre che sono altresì importanti in un contesto reale, è una misura che non consiglio, va bene? Oggigiorno, tra l'altro, questo tipo di misure sono realizzate da strumenti only one, come i fonometri che utilizzano i tecnici competenti in acustica, no? Che riescono a realizzare più misure contemporaneamente, oltre a quelle di full STI o STIPA, che è la versione ridotta, ripeto, del full STI. I processori di oggi sono abbastanza veloci, quindi sebbene ci voglia parecchio tempo, comunque sono in grado di performare una misura di full STI. Nella foto vedete ad esempio un SM50 della Bedrock, che è un fonometro in classe 2, quindi relativamente economico, che consente di fare misure di full STI o STIPA. Ora, il nostro lavoro si basa anche ovviamente di installatori, di operatori del tuning live, insomma, si basa su altre misure. Quindi avere uno strumento che ci porta a scandagliare più parametri insieme è importante.
Per semplificare anche il lavoro che il full steam method richiede, ad un certo punto è stato ideato una versione indiretta del calcolo di quelle matrici di modulation transfer function che si basa sulla misura della room impulse response. Impulse response che abbiamo imparato, vedete i precedenti webinar, ad essere la fondamenta, no, di tutte le misure in ambito acustico e nel sound reinforcement. Vi ho dimostrato che importanza ha la impulse response, questa signature specifica della specifica sala per cui siamo chiamati a lavorare. Ebbene, questo metodo indiretto si basa proprio sulla impulse response e attraverso barbatrucchi vari sintetizzati in maniera generale in questa formula, con un processo che si basa sull'integrale inverso di Schrödinger della risposta all'impulso, riusciamo con questa formula a ricavare tutti e 94 i valori di multi-transfer function precedentemente illustrati nel metodo full. Quello che ottengo sono poi dei valori medi di banda, 7 valori medi di banda, che a loro volta poi vengono mediati tra loro e pesati a quella che è la voce umana o umana maschile o femminile, perché le nostre misure devono, a seconda dello standard, devono, in base allo standard, rispettare in termini di spettro lo spettro della voce umana maschile e femminile. Ve l'ho dimostrato già nei precedenti webinar. Il metodo della risposta all'impulso si basa sulla linearità dei sistemi, sia di misura che sotto analisi. Si basa sulla loro time invariance. Per ottenere una misura clean della risposta all'impulso, noiseless, il metodo migliore che possiamo utilizzare è il metodo dell'exponential sine sweep, con cui posso registrare la risposta all'impulso mandando come segnale di test una sweepata di tipo logaritmico, chiamata in maniera esatta exponential sine sweep. Posso poi filtrare col filtro inverso, convolvere con filtro inverso di quest'ultima, per ottenere una risposta all'impulso che è priva di tutte quelle non linearità caratteristiche del sistema di riproduzione del segnale, la cassa praticamente che sto utilizzando, e del sistema di misura stesso, la scheda audio, il PC, eccetera, i prodotti di distorsione, no? Tutti i sistemi introducono prodotti di distorsione. Con il metodo ESS noi riusciamo ad escludere dalla room impulse response, oltre che il rumore di fondo della misura, anche questi prodotti di distorsione. Non so se riesco a farvelo vedere velocemente. Condividi lo schermo primario. Vedete Audacity? Ci siete ancora? Ok, genero una sweepata. Ok, questo è lo spettro. Questo è lo spettro della sweepata inversa. Va bene, opportunamente riequalizzata, ribaltata lungo l'asse del tempo. Muto la sweepata inversa, registriamo quello che esce fuori dalla cassa, dallo speaker, mandando la sweepata, ok? Quindi sto registrando la mia risposta all'impulso. Qui ovviamente sto nell'appartamentino mio, nella stanza mia, il microfono è appoggiato sul tavolo, c'è una cassettina vicino, quindi una situazione molto promiscua. Registriamo. Abbiamo esagerato, ripetiamo la misura. Thank you.
ancora un po' troppo alto. Audacity, yes, Phil. Ho registrato, non mi piace, facciamone un altro con un po' più di volume. Vabbè, teniamoci questa adesso. Se ne faccio lo spettro, vedete? Oltre alla registrazione della swippata, vedete anche tutti i prodotti di distorsione. Un certo rumore di fondo, rumore elettronico generato dalla scheda audio, dalla cassa, eccetera. Queste sono tutte non linearità che io ho introdotto nella misura della risposta all'impulso. Ed è quello che succede se io faccio misure di risposta all'impulso senza questo metodo. Ok, utilizzando che ne so, segnale rosa di vario tipo. Questa è la swippata. This is the sweep recorded. These are the distortion product of the speaker and the system that I'm using for to measure. Also, we have a lot of noise. This is not a good impulse response, okay? To use with forced T computation because the standard requires a noiseless impulse response. How to perform a noiseless impulse response measurement with the exponential sine sweep. So I convolve. Cavolo. Un attimo solo. All clear? I need a noiseless recording of the impulse response. Okay, record again. A little height as level, but don't worry. This is just an example. So I show you the spectrum of the recorded impulse response with the sweep. And so we see you see the recorded sweep, the distortion product, and the noise floor of the measurement system. I need to convolve this recording, this effect, convolve this recording with the inverse exponential sine sweep, okay? That I use like a filter for the convolution. Continue, calculate, and now you can see the impulse response without distortion product, okay? Distortion product now are on the left of the peak of the impulse response. So in post-production, you can cut this distortion product, okay? So at the end of the process, you have a clean, noiseless impulse response of the room. Is clear? Performing an exponential sine sweep method, so obtaining a noiseless impulse response, devo parlare in italiano. Ottenendo quindi una risposta all'impulso pulita,
dobbiamo ad un certo punto compensare per il rumore per il quale siamo chiamati invece a disegnare in quella stanza un sistema di rinforzo sonoro intellegibile. In quella stanza il rumore c'è, abbiamo misurato una risposta all'impulso senza rumore, magari quando non c'è la gente. Ci serve compensare quel calcolo viene fatto a partire dalla impulse response con il processo dell'integrale inverso di Schroeder. Ci serve ponderare quel calcolo con il signal to noise ratio. Devo cambiare schermata. Ecco qua. Quindi quei valori ottenuti casella per casella, frequenza per frequenza, vengono compensati dal signal to noise ratio. In questa formula è una sottrazione perché siamo in versione logaritmica, no? Esponenziale logaritmica. Ok, quindi dalla impulse response ottengo i singoli valori matriciali della modulation transfer function. Ne faccio la media e poi pondero per lo spettro umano maschile e femminile a seconda del caso per il rumore di fondo. Ok? Alcuni studi hanno dimostrato come il metodo che utilizza la impulse response porta sostanzialmente a risultati paragonabili a quelli offerti dal metodo cosiddetto full steep. Cosa cambia in questo caso? Che lo possiamo fare anche noi, che non abbiamo grandissime competenze, no? Lo possiamo fare anche noi, installatori di altri settori, perché abbiamo già imparato a ottenere e a sfruttare le room impulse response quale bagaglio fondamentale del nostro lavoro. E facendo una sola misura di impulse response, io conservo un'informazione che posso utilizzare in post-processing per tutte le esigenze del disegno del sistema che ho bisogno, per tutti i parametri di cui ho bisogno. Mentre se sono tecnico acustico col mio fonometro che fa il full steep, vado lì e devo settare apposta il sistema di misura, la metodologia di misura per fare solo esclusivamente il full steep, in questo caso, con questo metodo diretto, sono aperte a più possibilità. Sono aperto, ok? Una cosa mi basta, la impulse response insieme ad altre tre ulteriori registrazioni che vedremo tra breve. Come procede, ragazzi? Ottenere tale impulse response deve ovviamente rispondere a delle esigenze ben precise. La registrazione della impulse response deve essere fatta e ottenuta in base alla norma ISO 18233. Ci deve essere silenzio durante la misura perché dobbiamo evitare tutte le non linearità, okay? Alle quali la misura di impulse response, come lo erano poi gli FFT analyzer, no? Di cui parlavamo nel precedente webinar, sono molto sensibili alle distorsioni temporali, alle non linearità. Il vento, ad esempio, se presente, deve essere entro i 4 metri al secondo. Vedete tutto? Sì. Il segnale, lo spettro del segnale di test deve essere di tipo pink, di tipo rosa. Il vantaggio di utilizzare l'esponenzial sine sweep lo abbiamo visto, a maggior ragione tale metodo ci consente di utilizzare un segnale di test che posso costruire io in base alle specifiche mie esigenze di contenuto spettrale. Infatti posso decidere da quale frequenza a quale frequenza deve andare la sweep, e posso decidere anche il time span che questa deve coprire. A tal proposito, va detto che la norma dice che la misura della la risposta all'impulso deve essere minimo 1,6 secondi.
quantomeno deve essere la metà del decadimento della sala. Ok? Io vi dico una cosa, non sono formalmente favorevole a questa definizione. Io vi dico una cosa, ottenete le risposte all'impulso, che voi tra l'altro dovete ottenere anche per altre esigenze, garantendo un time span che copra quantomeno il decadimento della stanza che dovete misurare, va bene? Del fenomeno sonoro che dovete misurare. Questo per evitare fenomeni di aliasing, ok? E tutte quelle problematiche che vi illustravo nel mio webinar sulla impulse response. Quindi, tempo di decadimento della sala, non chiamiamolo tempo di riverbero magari, tempo di decadimento della sala, 3 secondi, sweepata dalla durata di 3 secondi. Vi consiglio di abbondare, e difatti in acustica è utile spesso almeno raddoppiare tale time span, va bene? Ma quantomeno garantire quel time span del fenomeno sonoro. In più, dobbiamo fare in modo che otteniamo nella misura un signal to noise ratio di quantomeno 20 dB per ogni banda, per le 7 bande principali che abbiamo visto. La norma ci consente anche di realizzare medie spaziali. A tal riguardo vi dico che se utilizzate i sistemi che vengono prodotti specificatamente per le misure dello STI, quindi quei fonometri che integrano proprio le misure di STI, full, STIPA o quello che volete, no? Questi apparecchi ormai hanno delle procedure così consolidate, guidate, che utilizzando il setup consigliato, che è quello previsto della norma, seguendo le indicazioni proprio sul display automatiche della procedura, riuscite a portare a casa la misura di STI. Per quanto riguarda la sorgente che dobbiamo utilizzare per riprodurre il segnale di test, che abbiamo visto è un segnale specifico per la misura di STI, full band, eccetera. Tale sorgente deve anch'essa corrispondere a delle caratteristiche precise, standardizzate nella norma. Il diffusore lo speaker deve essere massimo di 4 pollici, deve garantire una copertura di banda che vada almeno dagli 80 a 100 ai 10.000, con una deviazione massima di più o meno di più o meno 1 dB, quindi deve essere flat in questo range, deve garantire un livello di pressione sonora di 60 dB SPL ad 1 metro di distanza, misurate con un sistema calibrato, ovviamente. E qui vedete una serie di esempi di queste sorgenti che riproducono a tutti gli effetti l'emissione vocale. Le più simili ovviamente sono i manichini nati apposta per questo scopo, no? Vedete qui il manichino della Bruel & Kier, e vedete anche le casse acustiche proprio nate per questo scopo della MTI, la Talkbox, quella della Bruel & Kier, la vocal box della Bedrock, molto bella, compatta, leggerissima, pesa 800 grammi. Questo sarà il mio prossimo acquisto, ad esempio, ma questo non vuole essere un invito agli acquisti. A sinistra, in fondo, vedete uno dei primi sistemi di questo tipo realizzato della Gold Line. Ecco qui le caratteristiche della cassa, che potete visualizzare in un qualsiasi software di visualizzazione delle informazioni di questo tipo. Vedete, ho aperto CLF Viewer, apro il file CLF, che è uno standard insieme al file GLL, e mi visualizzo tutte le caratteristiche, le informazioni di direttività, di sensibilità, eccetera, a seconda delle frequenze del diffusore. Mappe di direttività, Poland pattern, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete come aumenta, ovviamente, come deve essere la direttività
di queste sorgenti al variare della frequenza man mano che saliamo in frequenza, essendo ovviamente poco direttive in bassa frequenza. Questo software che vi sto facendo vedere è CLF. La direttività quindi deve essere paragonabile nelle sette bande principali che abbiamo illustrato, prevista dalla norma, tra l'altro, da 125 a 8000. Deve essere simile a quella della voce umana. Questa è la direttività di una testa realizzata in laboratorio a confronto con la direttività di una persona umana reale. Questa è una misura di Bork al PTB. Ecco, vedete, si assomigliano parecchio. Dicevo, e qui voglio risolvere un equivoco che molto spesso sento. La cassa deve essere flat, no? Non deve introdurre colorazione. Ma il segnale di test non è flat, ok? Il segnale di test deve corrispondere in termini di spettro, mi dice la normativa, a quello che è lo spettro tipico della voce femminile e lo spettro tipico della voce maschile, questi due che vedete qui nella foto. La forma, l'andamento spettrale mi viene proprio stabilito dalla norma. Che cosa succede? Che gli apparecchi che utilizzo oggi, no? Prendo il talk box, c'è già il segnale di test calibrato, quindi quello che tu registri a un metro di distanza è lo spettro previsto dalla norma, ok? Se dovessi farlo io, dovrei misurare a un metro di distanza, per esempio, no? Il diffusore e correggerlo, equalizzarlo proprio fino ad ottenere la risposta in frequenza prevista dalla norma. Ad un metro di distanza deve generare infine una pressione sonora di 60 dBA. Ora, qui entriamo nell'ambito dello scontro, no, tra teoria e realtà, perché quello che vi sto dicendo vale a livello teorico, però chi fa continuamente queste misure sa che poi la realtà ha bisogno un attimino di un certo confronto un po' più marcato, no? Un po' più deciso. È bassino come livello questo qua, è 60 dBA, veramente. Provate a calibrare i vostri FFT analyzer, smart system e a impostare il livello di un diffusore a 60 dBA, vi rendete conto di che cosa stiamo parlando. Quando vado a sistemare un impianto audio invece che deve riprodurre la voce di un relatore che ha fatto nel corso degli anni della voce il proprio strumento di lavoro, no? Tale relatore ha acquisito proprietà di linguaggio, ha acquisito una certa dimestichezza nell'articolazione del linguaggio stesso, ha acquisito anche potenza vocale. Quindi questo tipo di figure, i sacerdoti, gli insegnanti, gli attori, generano ben di più di questo livello mediamente rispetto ad uno qualsiasi di noi, ok? Quindi abbiamo la possibilità di impostare in questo caso il livello di pressione sonora di riferimento di calibrazione a 70 dBA e difatti nella cassettina Bruel & Kier, non lo dirò mai bene, c'è dietro sul retro uno switch che permette di selezionare tra 60 dBA e 70 dBA. All clear? Vedete, sopra lo spettro misurato di una testa realizzata in maniera artigianale, vedete, ci sono dei picchi e picchettini vari che devono essere ritoccati. La semplice equalizzazione, l'ottenimento degli opportuni filtri, ha permesso l'equalizzazione del sistema segnale di test più voce, quindi più diffusore. Quindi che cosa faccio? Equalizzo il segnale di test in modo tale che l'insieme mi restituisca quello spettro di riferimento. Sorvoliamo su questo aspetto perché il tempo corre. Difficoltà pratiche dipende molto anche ovviamente dalla situazione contingente. Ad esempio, ascoltatori e relatori che non sono nella loro lingua nativa o che parlano un linguaggio differente dalla loro lingua nativa o che ascoltano un linguaggio differente. Ecco,
Tutti questi sono fattori pratici e dipende dalla, difficoltà del testo da leggere, dalla situazione contingente. La norma prevede una tabella di correzioni, ecco, che vi potete scaricare poi successivamente nel video, e che trovate ovviamente nella norma a cui vi farò riferimento. Per quanto riguarda invece il ricettore, la norma dice di utilizzare microfoni omnidirezionali, quindi unitamente scheda audio, software di registrazione in seno al nostro PC. Come vi ho detto, queste funzioni, queste misure oggi sono possibili anche con sistemi portatili che stanno in un palmo della mano, che sono i fonometri integratori che utilizzano i tecnici competenti in acustica, che potete ovviamente comprare anche voi, non necessariamente in classe 1. Questo fonometro che vedete ad esempio qui nella slide è l'SM50 della Bedrock, no? È un fonometro in classe 2, non costa tantissimo, permette anche misure di STI. Okay? E lì l'operatore ha la possibilità di fare sì le misure di STI, tenendo il fonometro in mano, su tre piedi, insomma in maniera molto agevole praticamente, ma nel contempo ha la possibilità di svolgere una serie di altre misure. Il microfono che sta a corredo di questi strumenti è un microfono omnidirezionale di solito. Per indagini particolareggiate in termini vettoriali, di direttività del campo sonoro, dell'intelligibilità del parlato, possiamo utilizzare sistemi che riproducono invece la direttività di ascolto, la direttività dell'ascoltatore umano, quindi teste binaurali. E in assenza di queste possiamo anche sfruttare i microfoni ambisonic che riproducono anche questa informazione binaurale tra le altre possibili. I domini in cui possiamo lavorare possono seguire varie opzioni. Possiamo utilizzare una sorgente nel dominio acustico e misurare con un microfono nel dominio acustico, una sorgente nel dominio elettrico e misurare nel dominio elettrico, una sorgente nel dominio acustico e misurare nel dominio elettrico, una sorgente nel dominio elettrico e misurare nel dominio acustico a seconda delle applicazioni. È importante, quando realizziamo misure di STI, evitare rumori impulsivi che non caratterizzano l'ambiente, che non sono caratteristici dell'ambiente che dobbiamo misurare, che non rappresentano i rumori abituali del clima acustico in cui siamo immersi, va bene? E questi infatti rientrano in quelle non linearità che dobbiamo a tutti i costi evitare. Va bene invece il tipico rumore che troveremo sempre in quel locale dell'impianto di condizionamento, perché è contro quello che dobbiamo combattere. Alla fine della giostra, quindi, con il metodo del calcolo dello STI con la impulse response, il metodo indiretto, noi in definitiva abbiamo bisogno di 4 registrazioni. La registrazione con la calibrazione, che mi permetterà di tarare il mio software, vedremo qual è. La registrazione del background noise, che ci servirà per compensare per il signal to noise ratio. La compensazione la registrazione del signal più noise, che noi mandiamo il segnale di testa attraverso la vocal box, registriamo, ma insieme al segnale registreremo anche il noise che sarà comunque presente nell'ambiente. Ok? Prima lo abbiamo registrato il noise spegnendo la sorgente, accesa la sorgente, noi misuriamo il segnale di testa più il noise che comunque c'è in seno alla misura. Ok? È la misura della impulse response. Vi ho detto come si ottiene la risposta all'impulso. Per maggiori dettagli andatevi a vedere i miei webinar sulla risposta all'impulso e sul metodo della esponenziale sine sweep. Ovviamente vi rimando anche ai lavori del professor Farina. Tali registrazioni vengono eseguite o con un microfono omnidirezionale attaccato alla scheda audio e al PC con i software di registrazione, e io in questo caso vi consiglio di utilizzare Audacity e Adobe Audition 1.5, è una vecchissima versione, perché su questi lavorano bene i software che vi consiglierò appresso, che sono gratuiti per questi software. Ovviamente, come spiegato in altra sede, tali registrazioni possono essere ottenute anche con diverse tipologie di registrazione,
registratori portatili, ad esempio. Sempre registrazione e sempre file wave sono alla fine, quattro file wave sono alla fine. Queste poi li utilizzerò in seno di post-produzione. Bene, vediamo qual è il software. Che dovete utilizzare invece, che vi consiglio di utilizzare per il calcolo dello STI. Apriamo Audacity. Ecco, adesso vedete l'altra schermata. Come procede? Siete stanchi? Continuo? Avete domande? Siete vivi? Siete presenti? Fatemi controllare Facebook, vediamo un po'. All ok? Allora, il software che dovete utilizzare facciamo un passo alla volta. Abbiamo detto, abbiamo bisogno della calibrazione perché dobbiamo calibrare il software, la misura. Questo è un calibratore, va bene? Genera una pressione, genera un tono di 94 dB SPL all'interno della camera, lo metto, piano piano dovete fare, perché sono entrambe capsule di plastica, lo metto sul microfono, lo accendo, e registro 48.000 mono 32 bit il segnale di calibrazione. Registro un minuto, dobbiamo fare misure di circa un minuto. Oggigiorno possiamo anche con le procedure odierne ottimizzare questi tempi. Adesso mi sto zitto, così lascio. Registriamo soltanto una decina di secondi a titolo di esempio. Questa parte la taglierò, lascio registrare in silenzio, va bene? Direi che basta. Questa parte in cui ho parlato la taglio, quest'altra pure la taglio. Ok, abbiamo il nostro livello di calibrazione. Va bene? Ora, di quale altra registrazione ho bisogno? Allora, questa la salviamo e la chiamiamo Save As. STI, facciamo questa cartella qua, esercitazione webinar. Ok, salviamolo qui, calibratore, calibrazione. Ok, si prende pure il nome. Facciamo un altro file. L'altra registrazione di cui abbiamo bisogno qual è? Quella del rumore di fondo. Allora, facciamo finta che stiamo approntando pure la vocal box, che secondo la norma, eccetera. Nulla di tutto questo sta avvenendo qui, non sto facendo di nulla a norma di quello che andrebbe fatto, non sto utilizzando niente del setup richiesto dello standard. Microfono appoggiato qui, cassa appoggiata lì, cassa qualunque, segnali qualunque, livelli qualunque, va bene? Ecco, registriamo il rumore di fondo, quindi ci stiamo zitti per un po' e io registro una decina di secondi di questo segnale, il background noise della mia stanza, va bene? Ecco, ho registrato una decina di secondi. Questo lo chiamo background noise. Background noise. Ora registro
facendo finta che sia tutto a posto, registro il segnale, quindi prendo il segnale di test per la misura dello STI, lo butto nel mio sistema, va bene? E lo registro. New 48 mono 32 bit float. Questo lo togliamo adesso. Portiamo. Dobbiamo importare il segnale di test. Vediamo audio wave. Full stitch, vabbè, questo qua, dai, che ci frega. Ecco, questo è il segnale di test, sentiamocelo. Ok? Registriamo una traccia. Registriamoci 10 secondi di questo segnale. No, è stereo, non mi va bene. Deve essere una traccia mono. Left channel. Ok. Ok, abbiamo registrato adesso il nostro signal più noise, ok, nella stanza, nella posizione di misura prescelta. La posizione dell'ascoltatore, ad esempio. Questo lo cancelliamo, questo ce lo teniamo e lo salviamo. Calibrazione, lo chiamiamo signal più noise. Ok. Ora, ho la calibrazione, ho il background noise, ho il signal to noise ratio, ho il signal più noise. Quale registrazione mi manca? Quella della impulse response, va bene? Quindi genero new una sweepata e il suo inverso, salvo la sweepata inversa che sta memorizzata momentaneamente nella clipboard, passed to new. Ok, salviamoci queste. Vedete gli spettri? La sweepata inversa e la sweep. Ok, questa me la salvo come sweep. ESS. Questa me la salvo come inverse. ESS. Ok, me ne vado in multitrack view, buttiamo via questa, cancelliamo questa, mettiamo la exponential sine sweep here e registriamocela. Ok, vediamo nello spettro. Ah, vedete qua quanti prodotti di distorsione, come si vedono belli adesso con Audition. C'è la sweepata. Vedete, c'è la sweepata principale e poi ci sono tutti i prodottini di distorsione armonica, questi qua, vedete, altri prodotti vari di distorsione, rumore di fondo nella misura, vedete come c'è questo alone di sottofondo.
Ok, noi adesso dobbiamo buttare via tutta questa roba, dobbiamo ottenere una impulse response pulita, ok? Cosa faccio quindi? Faccio una convoluzione con il filtro inverso del segnale registrato, della ESS registrata, quindi questa me la copio nella clipboard, mi richiamo la traccia registrata, questa la salviamo come IR grezza, IR sporca, dai, mi piace IR sporca. Bene, e la convolviamo, facciamo la convoluzione col filtro inverso che ho in memoria. Ok? Quindi effect, Aurora, dove sta? Aspetta, effect. Oh no, ce l'ho qua, portata di mano. Convolve. Eccola qua. Vedete com'è bella pulita adesso la risposta all'impulso? I prodotti di distorsione stanno, ma adesso, se ci fate caso, li ho buttati tutti a sinistra della risposta all'impulso. Io adesso quindi questi me li posso tagliare, belli belli. Me li posso togliere, ok? Questo, via, tutto rumore che posso togliere adesso dalla risposta all'impulso. E ho così la mia risposta all'impulso bella pulita. La mia clean impulse response. Save as noiseless impulse response, ok? Buttiamo via questo che non ci serve. Buttiamo via questa che non ci serve più. Ed ecco a noi adesso, questa chiamiamola IRR, basta. Vabbè. I quattro file, calibrazione, questo pure lo possiamo togliere. Calibrazione, background noise, signal più noise, recording, impulse response recording. Noiseless impulse response recorded, ok? Now, we invoke the calibration recording, we invoke the STI software. This is the software that I suggest to you to perform STI analysis. It is a plugin of the Aurora plugin package, okay, of Professor Farina. So, we can calibrate this module, this plugin, with this calibration file recording, compute octave band spectrum, and we see the spectrum of the of this file, of this recording, no? A peak at 1000 hertz, at 1 kilohertz. And now the plugin is calibrated. Now, we go to the background noise recording, we invoke this STI plugin, we make the computation of the octave band spectrum. I need to explain a thing. For Audacity, this plugin are free, and the demo is totally free. In for Audacity instead, the plugin are yes free, but in a version demo that occasionally one time over four they crash. You need to pay for this software. In this computer, I don't have the license, the right plugin. Okay. Rispiego in italiano, come vi avevo spiegato pure in un altro software, un altro webinar. I plugin che vi sto consigliando, gli Aurora plugin, sono gratuiti del tutto per Audacity, ma per Adobe Audition sono in versione demo e occasionalmente possono crashare. Ok? Ok, in Italian. Va bene, Dario, ci siete ancora? Adesso dobbiamo aspettare che si riavvia
il software. Chiudi il programma. Recupererò riaprendo la sessione di lavoro. Continue now. Ok, I have the calibration of the STEAM module. I invoke again the STEAM software. Compute octave band spectrum, quindi sto facendo lo spettro del rumore di fondo tipico, ok? Ora, questa informazione di livelli per banda, vedete, me la vado a salvare come store as signal più noise. Ok? Mi avvisa che qualche valore è più alto, ma ci importa poco. Nelle condizioni che abbiamo fatto, insomma, ovviamente, che abbiamo utilizzato, era da prevedere. In situazioni reali, controllate, salverete, come sto facendo io, ho comunque salvato, i valori ottenuti. Poi che cosa faccio? Richiamo la registrazione del segnale, quindi signal più noise, invoco nuovamente il segnale e lo STI plugin, computo lo spettro, inserisco come signal. No, pardon, ho sbagliato, quindi richiamo il noise, faccio lo spettro e lo inserisco come noise, va bene? Ecco perché. Richiamo la registrazione del signal più noise, richiamo lo STI, faccio lo spettro e crasha. Ricapitoliamo. Calibrazione. Calibrazione, STI, parameter. Purtroppo è un inconveniente che potete sopportare, voglio dire, non sempre crasha. LEC 94 dB, Spectrum, e ho calibrato. Richiamo il background noise. Richiamo il modulo STI, faccio lo spettro e lo salvo, questo spettro con i suoi livelli per banda, come store as noise, ok? Ok, richiamo il signal più noise, la registrazione del segnale più rumore di fondo, invoco lo STI, faccio lo spettro e salvo come signal più noise, ok? Richiamo infine, ultimo passaggio, la impulse response, richiamo il modulo STI e gli dico questa volta di farmi il calcolo dello STI. Se notate, io ho sempre il mio livello calibrato di 94 dB del modulo, vedete? Nella colonna di sinistra ho i livelli per bande 125, 250, 500, 1, 2, 4, 4, 8, dei livelli per banda del rumore di fondo. Sulla destra ho il signal più noise levels per banda, lui automaticamente, avendo il signal più noise, avendo il noise di fondo, mi calcola il livello. Quindi mi può computare finalmente, compensare quei valori matriciali per il signal to noise ratio e difatti facendo compute STI mi calcola in definitiva i dati che sono i valori di STI per ogni banda, i valori medi di banda. Questi valori medi di banda me li media tra loro, me li compensa, abbiamo detto, per la voce maschile e per la voce femminile e mi restituisce il valore di STI male e STI female, in questo caso ovviamente assurdamente alto perché ovviamente sono nella mia cameretta, situazione non controllata, niente di speciale come sistema di misura, c'è poco rumore di fondo, c'era tanto segnale diretto, ovviamente i valori sono tutti alti.
Se vedete nel riquadro, nella finestra sovrastante, vedete queste curve colorate che sono i valori di modulation transfer function per frequenza. Vedete 125 la blu, 500 la verde, 2 kHz l'arancione e così via. Le linee di modulation transfer function, no? Che uniscono tutti quei valori alte, denotano un signal to noise ratio ottimo, denotano un alto valore di intelligibilità. Perdono un pochino sulle alte frequenze perché per quel residuo rumore, quel residuo riverbero che c'è, quelle riflessioni localizzate, mi vanno a intaccare il signal to noise ratio a partire dalle frequenze più alte. Ok? È chiaro come si calcola lo STI con il plugin Aurora? Quindi, quattro registrazioni, calibrazione, calibro il modulo, seleziono l'EC, scrivo 94, faccio lo spettro, inserisco i valori. Registro il rumore di fondo, faccio lo spettro e inserisco i valori nel modulo come noise, insert store as noise, faccio una registrazione del segnale, computo lo spettro e salvo i valori come signal più noise, richiamo la impulse response, clicco su compute STI e lui mi calcola i valori di modulation transfer function, i valori globali di STI male e female. Queste sono le curve di modulation transfer function che sono alte quando l'intelligibilità è alta, basse quando l'intelligibilità è bassa sostanzialmente. Ok? Quella stessa visualizzazione in linee, così ecco, in curve, la posso visualizzare come quella matrice di valori che abbiamo visto all'inizio. Quindi tengo tutti i singoli valori matriciali, tutti e 98 i valori matriciali ricostruiti con quel calcolo che vi ho fatto vedere all'inizio utilizzando il metodo indiretto della risposta all'impulso, o i valori medi di banda o i valori medi complessivi per lo STI, avendo compensato, vedete, mi dice il modulo, me lo richiede come spillandoci per il signal to noise ratio. Cosa influisce sulla intelligibilità e quindi sui valori di STI calcolati? Lo abbiamo detto all'inizio, influisce il rumore di fondo, influisce il riverbero. Ma lo STI come dato, come parametro, è blind, è cieco alla tipologia di lavoro, di rumore che stiamo ritrovando in quell'ambiente. Dobbiamo considerare che la transfer function di per sé è sensibile al mutare del tempo e all'aumento di entropia nei sistemi, e tutti i sistemi nell'universo, spiegato altrove, evolvono naturalmente da un grado di ordine maggiore a un grado di ordine minore, è inevitabile, è una legge fisica, e quindi man mano che aumenta il campo riverberante, il rumore di fondo, tutti questi aspetti non correlati col suono diretto, la transfer function perde di efficacia, ok? Guardando alla impulse response, l'altro beneficio di utilizzare la risposta all'impulso sostanzialmente, noi possiamo renderci subito conto di quanto una componente energetica potrà nuocere all'intelligibilità e ai risultati di modulation transfer function. Perché più è dislocato lungo l'asse del tempo il fenomeno sonoro, più non è coerente, e più maggiori saranno i suoi effetti in seno al risultato, in termini di intelligibilità, ma in seno al risultato anche delle modulation transfer function. Rumore, late energy tardiva mi deteriorano sensibilmente
i risultati in termini di modulation transfer function. Il riverbero, in maniera particolare, ha un effetto tipo low pass filter. Noi abbiamo visto precedentemente, no? Abbiamo visto quando abbiamo fatto la misura col plugin ST di Aurora, come le linee erano altissime fino a una certa frequenza, in alta frequenza poi incominciavano a calare, no? Progressivamente. Più andavamo in alta frequenza e più calavano. E questo è il tipico comportamento di decadimento della validità della transfer function, della modulation transfer function, in presenza di campo riverberante, che mi va a agire proprio come low pass filter sui risultati. Maggiore è il campo riverberante, maggiore e più incisivo è l'effetto di modifica delle modulation transfer function, di low pass filter, tra virgolette, del risultato delle modulation transfer function. Nell'esperienza si può vedere come esiste un punto di rottura nel considerare i tempi di decadimento di una sala, no? Che è intorno, è un limite intorno ad un secondo e mezzo circa, superato il quale tutto diventa più difficile nel sound system design. Ok? Il background noise invece ha un effetto molto deleterio sulle modulation transfer function. Mentre il riverbero incomincia ad agire sulle alte frequenze e agisce sempre di più man mano che aumenta il tempo di riverbero, o meglio, il livello del campo riverberante, perché si va a ridurre quel signal to noise ratio, che è il fattore di compensazione, no? Che trovavamo nella formula precedente nel calcolo delle modulation transfer function. Il background noise invece mi abbatte di colpo tutte le curve. Magari adesso lo facciamo meglio con un esempio. Anche le riflessioni circoscritte, echi, che sono copie del segnale diretto molto tardive nel tempo, oltre 100 millisecondi di buon livello, un colpo di rullante suonato da una parete posta a una ventina, trentina di metri, pure di più in un ambiente parallelepipedo, no? Ecco, l'eco ha la funzione, queste riflessioni circoscritte, di intaccare la modulation transfer function come una sorta di notch filter, ok? E la frequenza di notch di questa azione è più in basso quanto più tardiva è quell'eco, quella riflessione, capito? Quindi più è tardivo l'eco e più il notch filter causato dall'eco stesso in termini di decadimento del valore della modulation transfer function si sposta verso le basse frequenze. Facciamo un esempio, voglio spiegarvelo meglio con un esempio pratico. Usiamo a questo punto Modeler, software di modellazione acustica di Bose, in cui ho preparato già, senza tediarvi oltre, un piccolo esempio. Apro una stanza, un'aula scolastica. Io non sono un progettista, non conosco bene i CAD, quindi perdonatemi, in maniera molto grossolana. Una stanza completamente assorbente, va bene? Ecco, questa è la nostra aula, la possiamo vedere pure dall'interno con l'opposito tool di visualizzazione. Vedete, ci sono delle pareti, un pavimento, un soffitto, vediamo la visione assonometrica. C'è, se vedete qui, una sorgente che è una vocal box, è la bedrock in maniera particolare, che va a simulare il professore che deve dire la lezione. Ok, ci sono dei tavoli. Le pareti le ho scelte in questo caso di materiale totalmente assorbente, ovvero coefficiente di assorbimento alfa uguale a zero per tutte le frequenze. Va bene, una situazione ideale. Stiamo parlando praticamente di una camera anecoica, se non fosse per le finestre in vetro, per i tavoli in legno compensato, verniciato, eccetera. Vediamo la sezione in pianta. Ecco, se noi ovviamente selezioniamo STI, facciamo la misura del modello, collochiamo un microfono virtuale, leggiamo un valore di STI che è altissimo, 1, ok?
siamo in una situazione teorica, cioè che non ha senso, ho ricostruito giusto per farvi capire, perché se andiamo nella finestra Modulation Transfer Function, voi vedete qui in alto le linee di Modulation Transfer Function, le curve di Modulation Transfer Function, che sono tutte lì, sovrapposte, overlappate, al 100%, sono tutte su 1, ok? A tutte le frequenze. Vedete che cosa faccio, che cosa succede man mano che aumento le caratteristiche acustiche della sala. Altro che fare, quindi, ad esempio, no? Cambiamo le caratteristiche acustiche di questa parete, per esempio. Invece di farla totalmente assordante, la facciamo in intonaco liscio, ok? Rifacciamo la misura. Ah, vedete quello che vi dicevo? Che cosa sta succedendo? Stanno aumentando le riflessioni nell'ambiente rispetto a prima. Vedete? Ora c'è una superficie che contribuisce ad aumentare il livello del campo riverberante, che non c'è ancora campo riverberante, questo non è uno spazio sabiniano, però ci sono tante riflessioni circoscritte, ok? Ecco l'effetto del livello del campo riverberante, inizia sulle alte frequenze a modo di low pass filter. Aumentiamo ancora il campo riverberante, tra virgolette, in maniera impropria. Facciamo anche questa parete di intonaco liscio. Ok, rifacciamo la misura, ecco, ancora maggiore l'effetto negativo sulle modulation transfer function. I valori, vedete, si stanno abbassando. Ok, da 0.1 siamo arrivati a 0.84 in fondo alla sala adesso. Tra i banchi la situazione è peggiore, perché ci sono tutte quelle riflessioni che arrivano attraverso i banchi, capite? Rendiamo anche questa parete intonaco liscio, questa qua. Rifacciamo la misura, ecco, adesso incomincia ad estendersi l'effetto, man mano che si generalizza il campo riverberante, che aumenta il livello di campo riverberante, man mano che ci esponiamo nel campo riverberante, è un ambiente semiriverberante questo qua, e noi stiamo collocando il microfono in seno oltre la distanza critica, vedi? Entro la distanza critica, massima intelligibilità, distanza critica 50% più o meno di decadimento di intelligibilità, oltre la distanza critica, va bene? Gli effetti sono maggiori anche in mezzo ai tavoli dove ci sono circoscritti e riflessioni. Ecco, vedete l'effetto notch filter che ho beccato in questa posizione, ad esempio. Ok, rendiamo anche questa stanza, questa parete di intonaco liscio. Calcoliamo, baffete, intonaco liscio, pavimento intonaco liscio, una cosa a casaccio, niente di esoterico. Ah, e mettiamo... Vediamo adesso col contributo della superficie maggiore del ceiling, ok? Ah, vedete l'effetto low pass filter come è sceso molto più in bassa frequenza adesso. Mettiamo il pavimento invece totalmente assorbente, lo facciamo completamente, abbastanza riflettente, lo facciamo di marmo, per esempio. Eccolo qua. Marmo, se lo trovo. È bello modeler. Volevo usare Ramsete, però lo useremo in un apposito webinar dedicato proprio a lui. Rifacciamo le modulation transfer function, il calcolo, e vedete, adesso è decaduto quasi tutto. Quest'aula, per le alte frequenze, dai 2 kHz in poi, comincia già a fare schifo, perché per un'aula scolastica un buon valore di SPI è 0,6-0,7. Poi vi andate a vedere per le aule scolastiche qual è esattamente quello da definire. Ma intorno a questo il valore, 0,7 credo, se non ricordo male. Vedete? È già caduto pesantemente l'intellegibilità. Adesso ritorniamo, voglio farvi capire, alla situazione ideale iniziale di totalmente assorbente. Va bene?
Vediamo che non l'ho salvata. Total absorption. Ok, facciamo il calcolo. Ok, totalmente assorbente, va bene, camera anecoica, tutte le curve alte. Abbiamo visto che cosa fa il campo riverberante, un effetto di low pass filter man mano che aumenta il livello del campo riverberante. Abbiamo visto in mezzo ai tavoli le riflessioni circoscritte che mi causavano notch filter. Più è forte l'eco e la riflessione localizzata e più è specifico l'effetto stringente, l'effetto notch filter. Adesso, senza variare il potere assorbente, il coefficiente di assorbimento delle pareti, cioè lasciamole totalmente assorbenti, inseriamo nella stanza del rumore che fino adesso non abbiamo considerato, va bene? Open, e mettiamo per esempio il rumore di... di un ristorante. Ok, rifacciamo la misura. Ah, qua è caduto tutto già, eh? È caduto il mondo. Rifacciamo, cambiamo il valore. Qua stavano parlando assai, di un aeroporto, per esempio. Vedete, il rumore ai massimi livelli incomincia ad essere abbastanza deleterio. Inseriamo le curve che introducono progressivamente maggiore livello di rumore man mano che le inserisco. Partiamo dalla prima più bassa. (0,99) 0,91, vedete le frequenze, le curve incominciano a distanziarsi l'una dall'altra, ma non come low pass filter soltanto, ok? Proprio si abbassano frequenza per frequenza e cominciano a distaccarsi tutte quante, full band, l'una dall'altra. Aumentiamo a 40, rifacciamo la misura, ecco, vedete, sono tutte distanziate tra di loro. Non so se le vedete. Ecco qua, vedete? 60. Rifaccio la misura. Qua è andato tutto già a farsi friggere. Ok? Abbiamo abbondantemente superato come signal to noise ratio il livello della sorgente parlante, il vocal box, che vi ripeto è tarata per emettere 60 dB SPL a un metro, eh? Ok, quindi, e concludo perché siamo andati ben oltre come tempo, c'è una certa scuola di pensiero, no, nell'ambito del sound system design, che dice che basta sostanzialmente fare una previsione, no? Dalla sezione orizzontale di una sala, partendo dal suo rettangolo, dice la scuola Meyer, per esempio, no? Riesco a ricavare dal rapporto, questa è la stanza di 40 metri, questa è una stanza di 31 metri e per bacco. È una stanza di 40 metri per 31 metri circa. Va bene? Il rapporto tra 40 su 31, l'aspect ratio di questo rettangolo, è di circa 1.3. Tale scuola di pensiero mi dice che per disegnare correttamente un sistema sonoro che posto al centro di questo lato corto del rettangolo
mi copra, secondo i principi di minima varianza di livello, l'intera area di ascolto rettangolare, devo sviluppare l'angolo corrispondente a questo aspect ratio, il cosiddetto FAR, no? Con una formula trigonometrica abbastanza banale, riesco a ricavare che il FAR necessario per questo rapporto è uguale a circa 100 gradi. Cioè io ho bisogno di un diffusore di circa 100 gradi affinché, rispetto ad un valore di riferimento, il decadimento di livello ai margini di copertura sia massimo 6 dB. Va bene? In un ambiente astratto di software bidimensionali di questo tipo, che vedono la stanza come un rettangolo astratto anecoico, può avere senso, ma quando consideriamo invece di quel rettangolo la stanza nella sua realtà, ok? Che non è più un rettangolo, è un qualcosa di complesso che abbiamo detto, che filtra in maniera univoca, ho detto all'inizio negli altri webinar, il segnale in essa immesso. Vediamo che quel diffusore, se in una situazione anecoica, va bene? In questo caso la stanza ha tutte le pareti assorbenti totalmente, va bene? Quindi è come se non ci fossero. Se io vado in sezione orizzontale, faccio quella cassa che vedete al centro del lato corto, è una Bose Showmatch che ha un'apertura orizzontale, quella richiesta dal calcolo di 100 gradi. Io faccio il calcolo del suono diretto ed effettivamente vedo che nel software di predizione rettangolare bidimensionale io ho effettivamente che, rispetto ad un livello di riferimento al centro di copertura, la copertura decade massimo meno 3, meno 6. Meno 3, meno 6. Va bene? Quindi sto entro i limiti di minima varianza imposti da questa scuola di pensiero. Ma io ho considerato una situazione che non corrisponde a quella reale. Io sto considerando adesso una stanza con tridimensionale, con pareti assorbenti, lo sti, l'intellegibilità è ovviamente altissima, ok? Sarà quasi 0,1 in tutti, vedete, 0,99, 0,98, sarà 1, diciamo così, dappertutto, va bene? Quindi sulla carta ci sta che quel diffusore sia 100 gradi, ma in una stanza reale, e poniamo come realtà il caso limite di una stanza completamente assorbente, completamente riflettente, ad esempio, cosa succede? Che se la nostra stanza fosse stata completamente riflettente, avremmo avuto uno sti completamente inutile. Va bene? Io ho due estremi dunque, uno sti perfetto e uno sti completamente inutile. Va bene? Non corrispondente alla norma. Questa stanza è completamente non intellegibile. E la realtà mi mette di fronte tutta una serie infinita, possiamo dire, di possibili scenari acustici della sala, ok? Quelle pareti possono essere fatte di qualsiasi materiale, in qualsiasi possibile combinazione. Quindi capite come nella realtà il disegno di un sistema di rinforzo sonoro non può basarsi su un ragionamento di quel tipo, perché occorre non partire dal software predizionale di solo suono diretto che considera la realtà astratta, ma bisogna munirsi di appositi software di modellamento acustico che includano anche le misure reali sul campo, quello che vi ho spiegato nei precedenti webinar sulla Room Impulse Response. Bene, adesso si è fatto tardi, io concludo qui questo webinar, seguirà un ulteriore
si seguirà un ulteriore webinar in cui rivedremo meglio questo passaggio dello STI disegnato nei software di modellamento, previsto nei software di modello acustico. Cercheremo di far convogliare i due risultati, quello reale e quello virtuale, in modo tale da rendere il progetto quanto più vicino alla realtà, e in maniera particolare vedremo anche in un apposito webinar se è possibile o meno utilizzare i comuni software di misura FFT Analyzer che noi usiamo in ambito live, e quindi mi riferisco a Satellite, System, Smart e tanti altri, se è possibile utilizzare questi software per il calcolo corretto dello STI. Volevo introdurre questi argomenti adesso, ma il tempo è andato ben oltre. Quindi vi rimando ai due prossimi webinar sull'argomento di approfondimento sullo STI, vi rimando agli altri temi, webinar su altri temi in programma per dicembre, e intanto vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Ciao ciao! Buona serata, vado dal telescopio. So, avete domande particolari? Prima che chiudo. No. Thanks, Brian. Thanks, many thanks. I'm going to stop the presentation. Thanks for the participation.